Buonasera amici, bentrovati alla puntata di metà settimana di Tutto in 300 secondi. Questa sarà ovviamente la puntata conclusiva con la quale noi parleremo delle elezioni, in particolare quelle regionali che sono state le ultime e certamente più controverse di quelle di Camera e Senato. Alcune considerazioni iniziali. I quattro consiglieri regionali uscenti, ossia Enrico Panunzi e Riccardo Valentini del PD, Silvia Blasi del Movimento 5 Stelle e Daniele Sabatini di attualmente Forza Italia, dimezzano la loro presenza, ma confermano la presenza di Silvia Blasi dei 5 Stelle e di Enrico Panunzi del Partito Democratico. È un esito un po', anzi neanche un po', molto thrilling e anche un po' shock per quello che si potrebbe definire, perché la legge elettorale della Regione Lazio, molto complicata, che non basa i risultati esclusivamente sulle preferenze, ma anche sul risultato delle liste e sulla rappresentanza per provincia dei candidati, ha dato questo esito. Quindi, se è abbastanza scontato vedere Enrico Panunzi, strameritato, confermato con oltre 11-12 mila preferenze, tante sono che ci siamo anche dimenticati il numero preciso. Rimane un po' difficile capire come mai Silvia Blasi, che ha preso poco più di 1100 voti del Movimento 5 Stelle rispetto al quartetto che avevamo nominato ieri, e in particolare Luisa Ciambella, che ha preso oltre 6000 voti, appunto Silvia Blasi sia stata eletta e questi altri candidati, in particolare Luisa Ciambella, no. La risposta, appunto, è nella legge elettorale della Regione Lazio, che ha tenuto in sospeso il nome di Luisa Ciambella quando doveva essere lei la seconda eletta, mentre per l'approfondimento del recupero su base provinciale e per voti presi dalla lista e quindi dal partito maggiormente rappresentati è stata clamorosamente Silvia Blasi, clamorosamente ovviamente non per il lavoro ottimo che ha fatto Silvia Blasi in questi ultimi 5 anni, ma per il numero di voti presi, è stato quindi non Luisa Ciambella, ma Silvia Blasi, perlomeno un'altra donna, e questo è una consolazione magra, ma è sicuramente una rappresentanza femminile importante, quello che appunto ha dato l'esito delle elezioni regionali. Delle elezioni regionali difficili fin dall'inizio, con voti contestati e con uno stop da parte del Viminale, l'abbiamo detto ampiamente ieri, dello scrutinio dei voti, quindi con dei dati che arrivavano un po' a singhiozzo e poi fino a ieri mattina non davano più l'esito finale per la provincia di Viterbo. Due sezioni, una di Viterbo e una di Fabbrica di Roma, che si sono interrotte nel flusso di voti, quindi il finale thriller, possiamo dirlo con una battuta, della virgolette, tra virgolette, sostituzione di Luisa Ciambella, data quasi per certa alla vigilia, con Silvia Blasi del Movimento 5 Stelle, che in qualche modo compensa i due maggiori partiti del Lazio, il Movimento 5 Stelle, quello più votato, e il Partito Democratico maggiormente rappresentato. Da questa tornata elettorale esce totalmente sconfitto da un punto di vista anche dell'effettività, il centrodestra, che in realtà in tutti gli altri territori ha stravinto, perché Daniele Sabatini, che ha fatto un'ottima performance andando a essere uno dei più votati dopo appunto Enrico Panunzi e Luisa Ciambella, i primi due sui voti su base regionale, non ce l'ha fatta. Quindi un lavoro importante quello di Daniele Sabatini, che purtroppo non gli è servito per questa avulsa, possiamo dire, negativa legge, perché non prevede appunto la prevalenza delle preferenze, ma di fatto dei partiti e della rappresentanza poi su dei criteri che non sono anche a noi mortali molto chiari. E quindi un saluto sia a Daniele Sabatini, che ha fatto anche a nostro giudizio un ottimo lavoro, che al professor Riccardo Valentini, che invece non si è proprio candidato in questa tornata elettorale. Elezioni in generale che rimarranno nel segno del Movimento 5 Stelle e della Lega per quanto riguarda la Camera e il Senato, e per la Regione Lazio la notizia delle notizie è la prima conferma bis di un presidente, Nicola Zingaretti, alla guida della Regione Lazio, e questo sistema
di voto che sicuramente lascerà parlare. Un'altra battuta la possiamo fare per altri consiglieri mancati, in particolare per Francesco Biggiotti, che malgrado non abbia avuto alle spalle un partito come il Partito Democratico, Forza Italia o la Lega, ha ottenuto circa 3.000 preferenze, quindi un risultato importante che premia un candidato che sotto il suo nome ha avuto sicuramente un consenso trasversale. Ottimi risultati, li ricordiamo per notizia di cronaca, anche Andrea Egidi, ex segretario provinciale del PD, Dario Bacocco, coordinatore attuale di provinciale di Forza Italia e appunto Daniele Sabatini, che sicuramente è l'esponente più noto che è andato vicinissimo alla riconferma, che purtroppo non è avvenuta. Ringrazio tutti, da oggi terminiamo l'approfondimento delle elezioni, siamo stati con voi. E praticamente non giorno per giorno, ma ora per ora, sia dal punto di vista del video che dell'approfondimento fotografico e giornalistico scritto. Domani torneremo a parlare degli argomenti, delle segnalazioni e cose affini, quindi mandateci le vostre segnalazioni a info@gnoduscia.it o un messaggio a questo profilo di Gnoduscia o al mio, Gaetano Alaimo, come direttore responsabile di gnoduscia.it. Grazie e buonasera a tutti.